Buongiorno. Ti piace il pulsante? Ok, questo qui. Innanzitutto ringrazio l'organizzazione, l'ISPRA, per averci invitato, un'occasione che abbiamo colto molto volentieri, molto gradita e dalla quale già da stamattina sto imparando parecchie cose. Porto qua una testimonianza su un progetto molto bello che io in realtà ho seguito solo nelle fasi finali perché non ero amministratore all'epoca della sua nascita, un progetto che ha avuto un inizio molto lungimirante, grazie ovviamente all'iniziativa sempre di alcuni comuni, alcuni amministratori, che è nato nei primi anni 2000 e che si poneva anche con l'obiettivo di arrivare a un sistema di gestione ambientale, di certificazione e gestazione EMAS. Per un territorio di circa 25 comuni, stiamo parlando del comuni, devo farvi vedere la cartina, del sud Piemonte, l'area collinare del Monferrato Casalese, un territorio che partiva già da direi una più che buona qualità ambientale, biodiversità, quindi senza criticità ambientali particolari conclamate, a parte il problema dell'amianto per il quale siamo sotto di bonifica nazionale molti di questi comuni, ma proprio per questo c'era una forte volontà di riscatto e di mantenimento del proprio territorio. Il progetto è nato e ha avuto uno dei suoi, tra i suoi punti di forza sicuramente una pluralità di soggetti coinvolti e un'ottima sinergia, è nato da un supporto del Centro di Cerchellina di Saluggia insieme a una società di consulenza che ha accompagnato i comuni nelle varie fasi di certificazione. Ha coinvolto associazioni no profit legate sempre all'ambiente e al territorio locale e in generale una forte coesione a livello locale dei vari comuni che credono molto nell'unità, nella specificità di questo territorio. Peraltro parallelamente questo territorio più o meno negli stessi anni ha intrapreso il percorso di candidatura a UNESCO che poi ha ottenuto 2 anni fa come sito di Langhe Oero in Monferrato, noi siamo la zona, l'appendice diciamo del Monferrato e ovviamente le due cose si completano e si integrano. L'altro aspetto quello che vorrei sottolineare in questi due obiettivi era che da un lato sicuramente si partiva dall'obiettivo della registrazione, della certificazione come ISO 14000 e la certificazione di tutti i comuni e quindi è stata effettuata una formazione, un coordinamento anche a livello ovviamente strutturato della convenzione che riguardava il Massimo Ferrato, per cui c'era una cabina di regia in cui alcuni comuni capofila insieme ai tecnici comunali più esperti, insieme all'appoggio appunto delle associazioni che collaboravano al progetto, si sono preoccupate di fornire le condizioni di base di formazione dei funzionari comunali e di verifica di tutti i requisiti per poi procedere alle varie fasi di certificazione. E l'altro obiettivo non meno importante era una valorizzazione in termini un po' più ampi del territorio, quindi come si diceva non la semplice certificazione che è un valore di per sé chiaramente molto importante, ma anche con una ricaduta legata agli aspetti soprattutto turistici, di fruibilità ecosostenibile del territorio. Questo sempre perché era un territorio che voleva rilanciarsi dal punto di vista anche appunto del patrimonio UNESCO e che quindi aveva necessità di adottare un sistema di gestione di questo tipo. Da questo ne sono scaturiti quindi dei progetti anche abbastanza concreti.
belli, tra cui appunto cito questi, quindi il coinvolgimento delle scuole con dei progetti specifici per la gestione, diciamo la buona gestione sostenibile nelle scuole, anche in collaborazione col Parco del Po e dell'Orba, uno degli altri soggetti coinvolti, ce n'erano veramente molti, un progetto che ha visto la realizzazione di due percorsi ciclabili, quindi una sentieristica con su bici amici e tutta una serie di eventi che poi negli anni si sono svolti, che sono questi due circuiti, circuito dei mulini e circuito dell'Infernote, e poi alla fine un progetto ecoagro legato invece alle filiere locali di produzione locale. Cosa è successo nel mentre? È successo che questo era lo stato di attuazione dell'obiettivo 1, che comunque era quello di partenza, quello della certificazione e della registrazione. Nel 2012, da 25 comuni che eravamo, già una metà mostrava delle difficoltà, peraltro delle difficoltà che solo in pochissimi casi riguardavano delle condizioni ambientali ostative alla registrazione, quindi delle criticità difficilmente superabili, ma spesso erano proprio delle difficoltà di tipo burocratico, amministrativo dei vari comuni. Una criticità che è emersa anche da guardando i contributi precedenti è che qua in realtà c'è stata un'ottima cabina di regia e un coordinamento a livello iniziale, però poi ogni comune ha intrapreso il suo percorso singolarmente e questo sicuramente è stato un punto di debolezza che poi ha portato nel tempo, col cambio delle amministrazioni, con il cronicizzarsi di una situazione di mancanza di risorse molto forte, tutto quello che ha detto l'ingegnere sui comuni del GAL, del Cuneese, vale esattamente per noi, comuni molto piccoli, con un numero di addetti bassissimo, e quindi mancano proprio, prima ancora che le risorse economiche, le risorse umane. E quindi cosa si è arrivato? Questo ahimè è stato uguale, cioè molti comuni hanno rinunciato alla registrazione e siamo rimasti in tre. Questa è la situazione che io ho trovato circa 2 anni fa quando ho cominciato a occuparmi di questo, e allora ho capito che bisognava tentare una ripartenza, bisognava far tesoro anche delle esperienze sia positive che negative. E sicuramente quindi facendo un'analisi, un confronto con tutti i comuni dell'Evas Monferrato, ma a questo punto non mi sono limitata a questo, ho sentito praticamente tutti i comuni registrati EMAS del Piemonte, perché volevo capire cosa stava succedendo a livello piemontese, non sono moltissimi, quindi non ho fatto moltissima fatica, ho contattato anche quelli del Cuneese, appunto del GAL Mongioi, eccetera, e da tutti è emerso la criticità che abbiamo detto sinora. Il problema fondamentale è sì la mancanza, i vincoli di bilancio sempre più stringenti e quindi le mancanze di risorse economiche, ma direi prima ancora di questo una mancanza di risorse umane, quindi la necessità di ripartire da unità territoriali diverse, dalle unioni ad esempio in questo caso dei comuni, e quindi di considerare le unità più ampie per fare appunto sinergia e sfruttare anche le competenze interne che ci sono su più comuni. L'altro aspetto era però l'assenza di un sostegno da parte della regione. Allora la decisione del mio comune insieme a un altro paio di comuni capofila è stato quello di a questo punto andare noi piccoli comuni a bussare alle porte della regione e chiedere un aiuto fattivo, un aiuto che peraltro è previsto dal regolamento EMAS 3, è previsto da adesso finalmente anche dal, appunto, si è citato il collegato ambientale, eccetera. E abbiamo scritto una lettera di richiesta di valorizzazione, che non è tanto una richiesta di soldi, è una richiesta di semplificazione amministrativa, di supporto tecnico, di agevolazione nel creare una rete, perché da quello è l'elemento, ci siamo resi conto, indispensabile per poter proseguire. Devo dire che abbiamo trovato porte
non aperte, spalancate da parte del neonato settore regionale piemontese della Green Economy e pianificazione strategica, l'architetto Quarta, che interverrà oggi pomeriggio, ha raccolto appieno le nostre richieste e quindi da qua ripartirà un percorso sicuramente nei prossimi mesi con la regione per vedere di recuperare anche tutti i comuni che si sono persi e che invece vanno assolutamente recuperati. Grazie. Ci fa piacere che ci sono iniziative che vanno nella direzione giusta. L'obiettivo 2 è quello che noi sposiamo apertamente, perché nell'obiettivo 2 c'è tutta l'essenza, ma anche della giornata, ma non solo. Sentiremo poi magari dall'architetto Quarta quello che sono, che cosa c'è in programma per uno sviluppo contemporaneo del regolamento. In realtà stiamo parlando di una cosa un pochino più grande di quello che è un concetto particolarmente esplicitato nell'ambito del regolamento.